buongiorno. Allora, per continuare e fare quindi un percorso di tutte le pulizie che possiamo fare nel corpo, io continuo sempre con il lavaggio del viso. In questo caso vi parlo del lavaggio delle narici, del naso appunto. Allora, l'altra volta avevo parlato degli sciacqui da fare con l'olio. Io ho consigliato, oltre che l'olio di sesamo, altri tipi di olio, ma prevalentemente il Dandathalam, che è un olio a base di sesamo e delle piante ayurvediche, per tutta la disinfezione diciamo della bocca e anche per rallentare un pochino la parte tensiva della muscolatura qui delle guance. Poi vi avevo parlato del pulisci-lingua, quindi al mattino sciacquare la bocca con l'olio e poi pulirsi per bene la lingua, anche questo per portare via tutti i batteri che si sono accumulati sulla lingua durante la notte, e aiuta moltissimo a tenere non solo pulita la bocca, a liberarvi dall'alitosi, a tenere le gengive sfiammate, ma anche a portare via quei batteri che si annidano un po' in tutto il nostro corpo. Quindi oggi continuo parlandovi del lavaggio delle narici nasali, quindi del naso. Allora, questo bellissimo apparecchiettino qui, vedete? Una bella tazzina, una bella tegliera, chiamiamola così, si chiama Lota. Allora, Lota è uno strumento che ci permette di lavare direttamente le narici del naso, inserendo l'acqua da una parte e buttarla fuori dall'altra e viceversa. È una pratica ovviamente sempre ayurvedica, ci riporta alla Hatha Yoga, ed è molto importante tenere le narici pulite perché, come ben sapete, nei periodi autunnali ed invernali tutta la parte respiratoria fa un blackout pazzesco. Di conseguenza abbiamo problemi di respirazione, sinusiti, abbiamo tutti i dolori in queste zone perché si riempiono di catarro e semi paranasali, la parte delle orecchie con l'otite, perché non tutta la parte della faringe, mal di gola, catarri che scendono e salgono, insomma, tutto un gran casino. Quindi questo piccolo apparecchietto permette di lavare e disinfettare le parti delle narici, per non solo distruggere i batteri, per ripulirli da tutto l'inquinamento che respiriamo ogni giorno nell'aria, e per sfiammare tutta la parte e poter sbloccare tutto quel catarro, tutto quel muco che si blocca appunto in tutta questa zona qui degli occhi, della fronte e dei semi paranasali. Allora, vi dico che viene fatto anche, non solo diciamo come pulizia, per appunto sfiammare, ma perché, come ben sapete, lo yoga parla di un prana, un'energia che circola nel nostro corpo, secondo anche una specifica direzione. Nella parte delle narici vengono chiamate le nadi. Quindi il lavaggio del naso permette anche che il flusso del prana e quindi dell'energia diventi migliore. Quindi non solo ci aiuta a combattere tutte le infiammazioni dell'apparato respiratorio, ma ci aiuta anche a liberare la mente, ci aiuta anche a stare meglio, ad ottenere una maggior concentrazione, ma anche una maggior forza fisica. È una pratica che andrebbe fatta tutte le mattine: prima lo pulling, il lavaggio dell'olio, il lavaggio della lingua, poi il lavaggio del naso. Ci vuole un pochino di tempo a fare tutto questo, basta un pochino di pratica e il tempo vedrete che diminuisce. Allora, come si fa? Questo qui, che potete trovare tranquillamente nel mio sito pollinefrescocongelato.com, ma anche in un sito nuovo che andrà online a breve, che è Green Nice Bio, che sarà una raccolta di tutti i prodotti che io ho accuratamente scelto, conoscendo le aziende, provandole direttamente su di me, e ho fatto una selezione molto severa, conoscendo il produttore, quindi che tipo di produzione e che tipo di ingredienti. E troviamo anche una serie di oggetti come questo, di cui mi sono ovviamente innamorata, me lo sono subito ordinato e ho cominciato a fare anche il lavaggio nasale. Allora, questa caraffetta contiene all'incirca un 300 grammi di acqua. Ci va, ovviamente facendo la piana, ma se ne può mettere tranquillamente fino a 200-250 millilitri, scusate. Ci si aggiunge un mezzo cucchiaino di sale, e quindi un'acqua tiepida calda, un mezzo cucchiaino di sale, quindi creiamo quello che è l'effetto dell'acqua del mare. Avete visto che quando d'estate andiamo al mare e facciamo questi bellissimi
tuffi tra le onde, insomma, comunque l'acqua del mare entra all'interno del nostro naso, spesso starnutiamo buttando fuori di tutto, o molte volte tornando a casa chi soffre di sinusite, di accumulo di catarri, a 2 o 3 giorni proprio di scarico e deve soffiarsi il naso per buttare fuori tutti i catarri. Ecco, questo è quello che fa poi la nostra locuta. E io aggiungo anche 1 o 2 gocce di tea tree oil, però questo che vi dico è semplicemente una scelta personale e di conseguenza già acqua e sale vanno benissimo. Non aumentate con la quantità di sale, non significa che più sale si mette e meglio ci fa, no, anzi, perché potrebbe bruciarci all'interno delle narici, che comunque sono membrane molto delicate. Di conseguenza io vi dico 1/2 cucchiaino di sale e riempiendo tutta questa caraffetta, basta e avanza. Come si fa? Allora, bisogna fare un pochino di pratica, le prime volte fa anche molto dolore, specialmente se si è abbastanza intasati su tutte queste parti, appena comincia il passaggio dell'acqua scoppia, a volte si può sentire anche dei fischi nelle orecchie, si sente che si smuove qualcosa e il dolore che fa la presenza del sale e quest'acqua che entra è momentaneo, subito dopo passa tutto, quindi non abbiate paura e dovete continuare a farlo, perché nel giro di 2 o 3 volte questa sensazione passa, vuol dire che siamo già migliorati. Allora, si inserisce praticamente questa cannolina all'interno di una narice in questo modo. Si piega leggermente, ovviamente ci si china sul lavandino, si piega leggermente il capo e l'acqua, questo qui è pieno, comincia ovviamente a fuoriuscire da questa cannolina e comincia a penetrare sulla narice, all'interno della narice. Non dobbiamo respirare dal naso, io lo dico, però mi sembra anche abbastanza ovvio, perché se si respira dal naso portiamo acqua all'interno, quindi si respira dalla bocca, si mette questa cannolina nella narice, passerà l'acqua che uscirà solo e esclusivamente da questa cannolina e vedrete che comincerà un passaggio di acqua che uscirà poi dall'altra narice. Questa cosa deve continuare perlomeno per metà, perché comunque si vede proprio che c'è bisogno di lavare e comincia a fare un buon passaggio. Se le narici sono ostruite, l'acqua fa molta fatica, comunque continuate. Subito dopo aver fatto la narice si soffia, non in maniera forte, in maniera abbastanza delicata, il naso, ripulendo la narice lavata. Dopo cosa si fa? Si fa semplicemente l'altra parte e l'acqua uscirà dalla narice dove invece prima l'abbiamo fatta entrare. Sarebbe finito tutto qua, quindi è veramente molto semplice. Si può fare una volta al giorno, si può anche ripetere in casi gravi. Se uno non ha piacere o magari non ha tempo, perché è un alibi grandissimo questo che abbiamo tutti quanti, lo possiamo fare anche 2 volte a settimana, ma cercate di farlo. Io ho scelto questo perché mi è sembrato più bello, oltre a questo bellissimo segno che troviamo sopra, molto riconoscibile. L'ho presa di ceramica e questa costa 16 euro. Ovviamente poi si possono trovare di plastica, si possono trovare più piccole, di moltissime forme. Ho preferito scegliere per me e per consigliarla a voi comunque di questo modello qui, che mi sembra proprio il migliore. Si lava perfettamente, si stacca bene il sale se dovesse rimanere, non prende odori se dobbiamo aggiungere degli oli essenziali come invece fa la plastica. Quindi comunque sia, io, come vi ripeto, ho cercato di selezionare al meglio possibile, valutando più cose. Quindi iniziate a fare il lavaggio nasale, vi aiuterà a liberarvi dal muco, a liberare tutte le tossine inquinanti dell'aria che respiriamo, specialmente se abitate in città o quando andiamo al lavoro facciamo sempre una strada ricca di traffico, ci sono molte particelle che rimangono nel nostro naso e che respirando entrano all'interno. Quindi un buon lavaggio attiva l'energia, ripulisce, sfiamma per bene e quindi permette a voi di rafforzare il vostro sistema immunitario e di ammalarvi sempre meno. Va bene? La pratica è molto semplice, cercate di provare e fatemi sapere come sempre. Aspetto anche delle vostre richieste su che cosa volete che io parli e ovviamente un po' prima o un po' dopo, cercando un po' di rientrare nei miei tempi di mamma e di donna che lavora, cercherò di accontentarvi. Vi auguro una buona giornata. Ciao!